Oggi, caro Claudio, non mi sembra che sia una bella giornata, ti pare? Sì, è un po' mista, un po' capricciosa, ma è quella che dà un po' il frisson climatico. Sì, no? Capita sempre in vacanza, esatto. Che c'è pioverà, la giornata storta, pioverà, non pioverà, eccetera. Grandinerà. Se sei macchine, al mare sì. Non sai se fare il bagno oppure andare a fare una passeggiatina in pineta. Sì, no? Sì, sì. Ma è bello, fa parte questa indecisione dell'agosto, io la trovo bellissima. Ma e che si fa? Stimolante. Che si fa in vacanza quando il tempo non è bello? Io per esempio in questo momento sto usando i fiori di Liguria. Se vuoi sentire che meraviglia, dolcissimo. Qui immagini cosa può venire il miele da queste cose, ma queste sono hobby individuali. Guarda, è tornato il sole, essere critici per far vedere che lui. Ma senti, a questa tua domanda a me viene in mente una cosa strana che mi ha colpito andando per librerie. Ho visto delle montagne di libri che saltano fuori d'estate con offerta, più o meno con il titolo "Cosa fare in vacanza quando piove". Non so se l'hai notato anche tu. Cosa fare al mare, cosa fare in montagna, cosa fare in vacanza quando piove, perché effettivamente quando piove è tutto uno sgomento generale. E mi è piaciuta perché si parla di crisi dell'editoria, ma questo tema, cosa fare in vacanza quando piove, resiste. Come resiste, e mi ha fatto piacere, quella montagna di pubblicazioni sulla enigmistica. Che mi ha sorpreso, perché decine di testate che fanno capo tutte a una, sempre imitata e mai guagliata. Una settimana enigmistica. Dei tempi eravamo ragazzi di noi. Sì. Ecco, quindi c'è un'editoria estiva che è un grande esplosione, e tra queste, come dicevi tu prima, cosa facciamo quando è il tempo? No? Sì, premesso che la cosa migliore da fare quando non è bel tempo sarebbe quella di mettersi a leggere un buon libro. Non parlo dei libri di manualistica, sì, varia e generica, ma un buon libro, dico, visto che la tecnologia ce lo consente, di leggere, esatto, un buon ebook. Esatto. Noi abbiamo intere biblioteche nel nostro smartphone piuttosto che iPad, che possiamo leggerci ovunque, quindi il suggerimento è giusto: scegliamo un bel libro e ne possiamo scegliere uno al giorno e leggere. Quindi dovete essere innanzitutto curiosi, e io, così pro domo mea, farò apparire un QR code. Sapete che cos'è un QR code? Benissimo, voi inquadrando quel QR code scaricherete automaticamente, immediatamente, il catalogo completo degli ebook e dei libri Simonelli Editore. Quindi questa è la mia provocazione, perché possiate trascorrere un'estate anche leggendo. Giusto. Dico anche, perché non la solo, lettura sì, fa parte, dovrebbe far parte della nostra quotidianità, no? Io che sono un ignorante tecnologico dico che il QR code è quel quadratino con dei segni strani che sembra un affresco medievale, sì, invece è una cosa d'avanguardia. Perché se so bene, fotografi o vai col tuo telefonino su questo strano quadratino e cliccando lì ti viene fuori. Sì, no, semplicemente devi, se avete tutti lo smartphone sapete che cosa sono le applicazioni, tu lo sai, l'hai capito che cos'è un'applicazione, tutto. Allora scaricate un'applicazione gratuita che è il lettore del QR code. Con questa applicazione, quando l'aprite, vi si apre come la macchina fotografica, soltanto con un quadratino. Se infilate dentro, nel mezzo del quadratino, inquadrate questo geroglifico, allora poi fa tutto da sé. Mi è piaciuto tutto, soprattutto mi è piaciuta la parola gratuito. Gratuito, sì, sì. Sì, sì, ma esistono tante cose. Ad esempio, una cosa da fare nel momento stesso in cui avete letto, avete giocato a dama, avete fatto la caccia al tesoro, avete fatto tutti i giochetti che si fanno quando la giornata non è bella, però oggi sta diventando bella, quindi portiamo fortuna. Sei
un uomo di potere. Perché... è quello di andare con il vostro smartphone ad andare alla caccia delle applicazioni gratuite. Che sono tante. Ce ne sono tante, ce ne sono certo. Tante divertenti. Senti, stavo, se mi permetti di fare una riflessione, proprio su queste cose del quando piove cosa faccio e questi manualisti che su carta oppure il QR code, come dicevi tu prima, che mette in moto un'altra cosa, riflettevo sul fatto che qual è la componente che unisce tutte queste proposte, soluzioni del quando piove? È principalmente una, cioè il rapporto umano. Perché tutti i giochi o le cose che propongono, scherzi piuttosto che giochi di prestigio, sono tutti interattivi, no? Come, perché vuol dire colloquia con l'altro, perché oggi si tende sempre a ognuno per conto suo, cose così, invece no. Stare con gli altri, giocare con gli altri e anche in fondo leggere con gli altri, per scambiarsi delle opinioni, certo. Scambiarsi delle letture, insomma, certo. Quindi a mio avviso perlomeno su di me ha avuto questo effetto, queste proposte estive, cosa fare quando piove. E questo, ricordati che esistono anche gli altri. Sì, non rimaniamo prigionieri di un algoritmo. Ah, bravo, bellissimo, terribile. Vedi che perché? La parola giusta, il momento giusto. Come se, prigionieri sì, di un algoritmo che praticamente sì. La tecnologia ti propone le cose che sanno, sì, che rientrano sì, nei tuoi sì, interessi, sì, nei tuoi esatto. Gusti. Cioè, per cui non discuti più esatto. con una persona, esatto. Ma discuti con una formula matematica. Mentre invece la persona, soprattutto conosciuta in estate, è un punto di domanda. Non c'è algoritmo che te lo spiega, ma lui a te, tu a lui. Devi c'è. Scoprirlo. Come? Bevendo un aperitivo insieme, sfogliando delle riviste, facendo il bagno. Ecco, quindi c'è la grande scoperta, che era la cosa più bella dell'estate, la grande avventura estiva. Non parlo solo di amori, ma anche di amicizie, di conoscenze che poi proseguono anche durante l'estate. Era questo. Come le famose conoscenze in treno. Certo, sì. Se vai in treno non parli più con nessuno perché tutti hanno la testa china sui treni e le cose, invece no, torna fuori a fare l'aperitivo insieme agli altri, in spiaggia, in montagna, nella baita, al ristorante, dove vuoi, ma parla. Certo, parla e riscopriamo appunto il piacere di conversare, ecco. E non il piacere di insultare, il piacere di conversare, la sana, certo. Serena conversazione, esatto. Nel rispetto delle idee altrui, senza considerare una persona sì. Che non la pensa esattamente come te, sì. Un nemico da insultare, riscopriamo il piacere di una vita di relazione rispettosa di l'uno dell'altro. Oddio, in certi momenti l'insulto è sano. Sì. Vabbè, in ogni modo un consiglio. Andate a cercare gli audiolibri del dottor Tancredi Militano, il quale ha studiato e studia da anni il funzionamento del cervello. Guardate che in questi audiolibri scoprite veramente come superare certi difetti che ci stanno accompagnando scoprite da tempo. E vi scoprite, perché certo. Molto spesso le nostre reazioni sono misteriose a tutti, ma soprattutto a noi, la cosa è grave. Quindi conosciamoci meglio, e questo che dicevi tu, Luciano, un ottimo suggerimento. Quindi... Ecco, è un suggerimento che può essere adattissimo per una giornata che non è bella, una giornata incerta. Voi prendete, vi scaricate l'audiolibro, è un MP3, vi mettete le cuffiette. L'audiolibro è intitolato Come funziona il cervello? No, è intitolato Dentro il cervello. Ci sono tre grossi audiolibri di oltre un'ora che vi raccontano, vi introducono e vi spiegano tutti i funzionamenti del cervello, e poi ci sono tutta una serie di piccoli audiolibri di un quarto d'ora, eccetera, che vi insegnano a come usare il vostro cervello per risolvere tanti dei vostri problemi quotidiani. Servono insomma. Anche per conquistare qualche conoscenza. Ebbene sì, ebbene questo sì, ebbene sì, per questo superare anche degli impassi psicologici, bene, eccetera, eccetera. Bene. Sì, è una cosa, guarda, lì per lì non ci pensavo, invece questo è il miglior consiglio per come trascorrere una giornata di vacanza in cui il
tempo è così e così. Ora però è tornato il sole, sì. E allora no. Visto che è tornato il sole, noi vi salutiamo, noi andiamo a continuare la nostra vacanza. Mi sei piaciuto, io ti premio con questo profumo. Che bello, che bello. E le api, che le miele è meglio fanno? Che pira... Beh, dolcissimo. È dolcissimo? Sì. Dolcissimo, e poi, come tu sai, ma è tutto un discorso lungo, dal secondo tipo di piante è un tipo di miele più amaro, più dolce, più liquido, più solido. Quindi lo sai che ti propongo? Andiamo a cercare miele. Il negozio con il miele, eccetera. Mi hai convinto. Ciao. Arrivederci, tutti, amici. Ciao. Arrivederci.